Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con ricotta al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova e tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato e sale. Per la farcia, ricotta, zucchero, cacao amaro e Grand Marnier. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettere all'interno del boccale lo zucchero ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, le uova e il tuorlo, la vanillina, il lievito ed il sale ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparare la farcia senza lavare il boccale, mettere lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il cacao ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta, il Grand Marnier che è facoltativo. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Mettere da parte. Trascorso il tempo abbiamo ripreso 2/3 della frolla, adesso la stenderemo tra 2 fogli di carta da forno. Trasferire in una teglia per crostare da 26 cm rivestita con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema di ricotta e livellare bene. Stendere il resto della frolla e formare le strisce a chiusura oppure utilizzare una griglia per crostate. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La crostata è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Crostata con ricotta al cacao. Grazie e alla prossima ricetta!